9 febbraio i termini per la presentazione sul portale regionale della richiesta dei danni e per l'autonoma sistemazione dei cittadini e delle imprese colpite dal maltempo del novembre scorso. E quanto deciso dal commissario delegato per fronteggiare l'emergenza Giani in una ordinanza. La scadenza era stata precedentemente fissata per il 19 gennaio. E il sindaco di Firenze, a proposito del progetto di rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi a Bagnarripoli, ha detto: questo è uno dei famosi progetti dei piani urbani integrati. Parte da un sogno che diventa oggi realtà. È da circa 20 anni che questo complesso, così bello dal punto di vista storico, architettonico e anche ambientale, è stato lasciato abbandonato. Abbiamo dedicato una parte consistente di questo fondo del PNRR, 57 milioni di euro, per Mondeggi, la cui comunità non lascerà l'area durante i cantieri. E la candidata alle prossime elezioni amministrative a Firenze per il PD, Sara Funaro, a proposito del restyling dello stadio Artemio Franchi, ha detto: l'amministrazione sta lavorando tanto per trovare tutte quelle che sono le risposte che devono essere date. Il mio auspicio è che si possa continuare a giocare a Firenze. Ci sono una serie di interlocuzioni in corso. Il comune sta lavorando in varie direzioni. E nel vano motore dell'auto aveva occultato 18 ovuli di cocaina, arrestato dai carabinieri di Cortona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, senza fissa dimora, a bordo di una utilitaria intestata a una ditta di autonoleggio, fanno sapere gli investigatori, era stato controllato nel pomeriggio di ieri dai militari che, insospettiti dalla sua presenza anomala in quel territorio e dal comportamento nervoso, avevano fatto la perquisizione personale e del veicolo, trovandolo in possesso di 18 grammi di cocaina, suddivise in altrettanti involucri di celofan trasparente, occultati in un sacchetto posto nella calandra del vano motore del veicolo. E nel corso del 2023 sono stati 520 kg di cocaina per un valore sul mercato dello spaccio di oltre 35 milioni di euro, sequestrati nell'ambito dei controlli fatti al porto di Livorno e quanto spiega in una nota l'Agenzia delle Dogane, tracciando il bilancio dell'attività svolta nel scorso anno. La droga è stata trovata nei controlli a più spedizioni che, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno portato anche all'arresto di persone che avevano il compito di recuperare la sostanza illecita occultata. E la CGIL di Massa Carrara sarà in presidio domani alle 16 in Piazza Betti a Massa per protestare contro la presentazione nel giorno della memoria del libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, a Marina di Massa, che avverrà intorno alle 17:30. L'iniziativa, lanciata dal sindacato tramite il segretario provinciale, ha ricevuto, si spiega, anche l'adesione ufficiale dell'ANPI, oltre che di associazioni, comitati e forze politiche. E oggi la segretaria del PD, Elly Schlein, era a Piombino, a Livorno, ha avuto un incontro col consiglio di fabbrica e i rappresentanti dei lavoratori degli acciaierie, ha detto: c'è una fase delicata per il futuro di Piombino. Abbiamo voluto incontrare i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici e RSU per farci illustrare quali sono le speranze ma anche le paure. Qui servono soluzioni in fretta, noi chiaramente faremo la nostra parte per sollecitare che al più presto si firmino i memorandum e si prendano gli impegni vincolanti e stringenti che servono per il rilancio di questo territorio che ne ha molto bisogno. E dalla casa in cui è nato il 22 maggio 1885 Giacomo Matteotti, al momento in cui
Nel 1919 viene eletto in Parlamento con il Partito Socialista, quindi dalla nomina a segretario del PSU fino al triste epilogo del rapimento e del ritrovamento del corpo. Si chiama Matteotti per noi ed è l'opuscolo realizzato dalla Fondazione Circolo Rosario di Firenze che, attraverso fumetti realizzati da ragazzi con bisogni educativi speciali dell'Istituto Salvemini Duca d'Aosta, si pone l'obiettivo di informare sulla vita di Giacomo Matteotti a 100 anni dalla morte. Allora, è stata avviata la via per 6 pale eoliche da installare nel territorio di Pitigliano, insomma nella provincia di Grosseto, una delle 3 città del tufo del grossetano. Lo riferisce l'ambientalista Augusto De Santis, criticando il progetto. Con grande sconcerto e preoccupazione, dice in una lettera: ho letto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dell'avvio della procedura di valutazione di impatto e di incidenza nazionale del progetto della società Sorgenia, finalizzato a installare 6 grandi pali eoliche da 210 metri di altezza in località Rempillo, proprio a Pitigliano. I cittadini e gli enti interessati, riferisce, hanno tempo fino al 24 febbraio per presentare osservazioni sull'iniziativa. Arte e scienza a braccetto con eleganza e leggerezza, un po' cabaret e un po' lezione sull'evoluzione della specie e sulla recitazione. Questo è il Darwin Smile, lo spettacolo di Isabella Rossellini, in scena al Teatro della Pergola di Firenze fino a domenica. E i Duran Duran saranno ospiti del Lucca Summer Festival il 21 luglio, torna dopo 12 anni sul palco di Piazza Napoleone, per quello che si preannuncia già come una delle serate di punta del festival, così hanno spiegato gli organizzatori. E ora vediamo come sarà il tempo domani. Sarà molto nuvoloso, coperto, sereno, poco nuvoloso nella seconda parte della giornata. I venti sono deboli, i mari poco mossi, le temperature sono le minime in lieve calo in pianura. In aumento le massime con punte di 16 e 18 gradi. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.